Presidente, un appuntamento importante è quello che si presenta oggi, domenica, la riapertura del Parco delle Terme, una riapertura tanto attesa. Sì, finalmente riusciamo a riappropriarci come comunità di questo meraviglioso patrimonio della città di Cireale, ma anche direi patrimonio della Sicilia, perché sono in tanti che conoscono questo posto, che lo ammirano e che venivano appunto da tutte le parti della Sicilia per visitarlo e per trascorrere lì delle giornate piacevoli. Ma soprattutto la comunità di Acireale si riappropria di questo suo patrimonio e ne è segno tangibile di questa esigenza la partecipazione di tante associazioni della Cese e dell'Interland alla riappropriazione di questo patrimonio. C'è stato tutto un lavoro preparatorio d'intesa con il commissario regionale delle Terme, avvocato Todaro, che è ancora in corso, ma che intanto porta già domenica a poter riaprire questo luogo. La riapertura sarà accompagnata da una serie di iniziative e di esibizioni di artisti acesi che hanno piacere a ridare appunto momenti gioiosi all'interno del parco e la riapertura anche di una bambinopoli che è stata ristrutturata e che si trovava abbandonata all'interno del parco e che potrà essere così fruita dalle famiglie acesi. Quel giorno sarà disponibile anche un'animazione per bambini, in modo tale che le famiglie troveranno appunto accoglienza e un angolo ristorazione. Domenica prossima, insomma, sarà il momento di nuovo di ripartenza di fasi e di giorni gioiosi per la nostra comunità. È un progetto che man mano va avanti e che porterà progressivamente alla riapertura giornaliera del parco. E questa è una cosa che per tutti sicuramente è una bellissima notizia. Grazie.